Ciao a tutti, io mi chiamo Rebecca e oggi sono qui per parlarvi di un metodo di pulizia che mi ha veramente rivoluzionato la vita da un po' di mesi a questa parte. Ho scoperto cos'è il vero pulito e non vedo l'ora di condividerlo con tutti voi. Il modo migliore col quale potete darmi una mano e aiutarvi è sicuramente mettere un like a questo video e iscrivervi al mio canale. E se vi va, seguitemi anche su Instagram e su TikTok, dove mi chiamo sempre Rebecca Cleaning. Invece, per qualsiasi informazione, dubbio o domanda abbiate da farmi, potete inviarmi una mail a rebecca.emaplanet@gmail.com oppure potete scrivermi qui sotto nei commenti o anche in DM su Instagram. In questo video vi spiegherò, vi mostrerò anche all'opera come possiamo pulire velocemente i nostri vetri. Fra i nostri panni, questi sono i due strumenti di base indispensabili che possiamo usare per la pulizia dei nostri vetri. Il primo è il panno Maxi Universal. La fibra Universal è proprio la fibra adatta allo sporco più quotidiano, allo sporco più leggero, quel tipo di sporco che possiamo chiaramente trovare spesso anche nei vetri, negli specchi e nei mobili. Potrebbe essere la ditata oppure potrebbe essere la goccia di pioggia che ha lasciato l'alone sul vetro. Quindi la fibra che noi andremo a usare prevalentemente per fare i nostri vetri è questa ed è disponibile in due versioni, il panno maxi e la versione guanto che noi possiamo comodamente infilarci in mano e andare avanti appunto a pulire. Una volta che abbiamo bagnato il nostro panno con l'acqua e abbiamo passato tutta quanta la finestra, se stiamo facendo una finestra, quindi vetro e infisso, infisso e vetro, vi ricordo che possiamo passare tranquillamente dall'infisso al vetro senza problemi perché tutto lo sporco che viene raccolto fra le fibre del nostro panno rimane chiuso lì dentro fino a quando a fine utilizzo lo andiamo a lavare con il nostro sapone. Quindi, una volta che abbiamo lavato tutta la nostra finestra, andremo ad asciugare e rifinire col nostro panno Lux, che è il panno adatto a rifinire vetri e specchi, e questo tutti questi tipi, diciamo, di superfici più dure. Se invece stiamo pulendo una finestra, dobbiamo asciugare anche tutto l'infisso, useremo poi il panno Planet. Abbiamo altre due soluzioni a disposizione, in base alla tipologia di sporco che abbiamo sulla nostra finestra, alla quantità. Se abbiamo uno sporco veramente leggero, ad esempio, abbiamo i vetri pulitissimi, piove, e il giorno dopo abbiamo rimasto qualche impronta di gocciolina d'acqua. Possiamo tranquillamente andare a prendere il nostro guanto Dust, ce lo infiliamo nella mano e premendo leggermente, sempre con movimenti circolari, andiamo a passarci tutto il nostro vetro. In questo modo gli aloni, le piccole rimanenze di goccioline, ovviamente se è una cosa leggera, vi verranno via e potrete evitare di lavarvi i vetri col metodo tradizionale. Di questo è un altro alleato importante per mantenerci, diciamo, i vetri più puliti a lungo, senza impazzire ogni volta a lavarli con l'acqua. L'ultima cosa che vi voglio dire è che cosa fare quando abbiamo dei vetri che sono sporchissimi. Ad esempio, è la prima volta che acquistate il nostro sistema di pulizie e sui vetri avete tantissimi aloni, perché magari negli anni avete provato un sacco di detergenti. Nessuno vi ha mai convinto, vi ha mai soddisfatto. Il risultato qual è? Invece di avere dei vetri puliti, avete tanti aloni. Che cosa fare? La prima volta che andate a fare i vetri con i nostri panni, usate semplicemente la fibra Power al posto della fibra Universal. Quindi vi bagnate la vostra fibra Power e vi passate tutto il vetro, sempre con movimenti circolari con la Power. La Power ha la forza di andare a togliere subito tutti i vecchi strati, i vecchi residui di prodotto che abbiamo noi stratificato sulle nostre cose. Quindi la prima volta ve li fate con la Power, asciugate con il Lux e poi dalla seconda volta in avanti andate avanti con la vostra fibra Universal. Quindi ricapitolando, la base della nostra pulizia è Universal più Lux e più Planet se dovete asciugare anche l'infisso. Guanto Dust se avete uno sporco molto leggero e sapete che sotto il vetro è pulito, fibra Power e panno Lux se li fate per la prima volta e notate che sotto avete un po' di aloni residui. Ultima cosa, quando avete finito di utilizzare i vostri panni, prendete il vostro pezzo di sapone biocertificato vegano che non rovina i panni e che è fatto apposta per svuotare le camere d'aria dei panni dallo sporco velocemente.
andate sotto al rubinetto, lo strofinate per bene, emulsionate con la mano come fareste con qualsiasi altro pannetto, sciacquate e mettete ad asciugare. Lo stesso per i panni di rifinitura. Mi raccomando, lavate sempre molto bene il Lux, perché poi essendo che andate ad asciugare un vetro, che è una superficie dove se c'è un alloncino si vede subito, è importante avere questo panno e mantenerlo sempre molto molto pulito. Questo è quanto. Adesso vi faccio brevemente vedere in azione quello che vi ho spiegato. Allora, innanzitutto vi voglio far vedere, questa è una delle finestre di casa mia sul dietro, come vedete è abbastanza impolverata, però vi volevo anche dire che questo vetro, l'ultima volta che è stato pulito, è stato prima dell'estate, adesso siamo a ottobre, per farvi capire quanto dura il pulito con i nostri panni, perché è proprio vero pulito. In un vetro come questo basterebbe prendere il nostro guanto dust e andare un po' a lucidarlo e a togliere la polvere che c'è in eccesso. Anche qui, dall'infisso al vetro senza nessun tipo di problema, perché la polvere rimane tutta incastrata nel guanto. Io abito anche in campagna, quindi è anche veramente un attimo sporcare i vetri, mentre invece col nostro sistema di pulizia il vetro è perfetto. Adesso io però oggi devo dimostrare a voi quanto bene puliscono i nostri panni, quindi andrò a prendere un pezzetto di burro e andrò a spalmare un pochettino il vetro col nostro burro, così anche voi vi renderete conto, ecco qua, vi renderete conto di quanto i nostri panni trattengono e di quanto sporco sono in grado di pulire. Andrò a prendere, come vi ho spiegato prima, il nostro panno Maxi Universal, l'ho bagnato precedentemente con l'acqua e adesso per primo passo proprio nel punto dove c'è il burro e poi vado avanti a pulire il resto del vetro dove il burro non c'era. Questo per farvi vedere che lo sporco effettivamente rimane tutto intrappolato nel panno. Ecco qua, adesso vado a prendere il mio panno di rifinitura Lux e vado ad asciugare il mio vetro. Uno dei punti di forza di questo metodo di pulizia è che non dovete mai andare a sciacquare il panno fino a che praticamente non avete finito di pulire. Ad esempio, questa finestra potete tranquillamente farla tutta esterno e interno con un solo panno, ma potete fare anche altre finestre. Andate a lavare il vostro panno quando avete finito. Ecco qua. Nessuna traccia di burro, il vetro è pulitissimo. Non servono altre parole per farvi vedere la velocità e la praticità di questo sistema di pulizia.